La seconda giornata della Bobo Samper Cup, minuto dopo minuto, prende forma e un po' di quella forma è anche questa, quella di Davide Lippi con noi. Ciao Davide. Ciao, ciao a tutti. Sta saltellando Davide, brucia. Perché ti stai scaldando? Sto scaldando, ma brucia la sabbia. Brucia la sabbia, quindi facciamo così, se non ti dispiace, noi possiamo andare lì che c'è non solo l'ombra, se la nostra, ma c'è anche... C'è il trono di Bobo. Allora, il 17 in tutto il mondo c'è il trono di spade, invece noi qua abbiamo il trono, del grande bomber. Cristian Bobovieri. Le tue capacità da manager saprebbero rimettere in pista il bomber? Beh, ci vuole più che capacità da manager, bisognerebbe perdere qualche chilo e sistemare un po' ginocchia, cartilagini. Sei qui in veste di amico, ma anche oggi di giocatore. Sì, sì, amico, ringraziamo Bobo tutti per questo grande evento che ha fatto, ma lui è unico in queste cose qui, guardate quanta gente muove e soprattutto la cosa bella è la beneficenza che tutti fanno e quindi il ringraziamento va prima di tutto a questa gente qua, poi noi facciamo il massimo per far divertire gli altri, ma soprattutto ci divertiamo noi, grazie a tutti voi. Mangi calcio, respiri calcio, vivi calcio, invece con il foot volley come te la cavi? Ma no, il foot volley giochiamo tutto l'inverno a Milano, anche se uno pensa, dice, a Milano dove giocate? Ma andiamo a Bucinasco a giocare e giochiamo nel pallone al chiuso anche a Milano. Per esempio, io mi permetto di disturbare la nostra camera, se riuscisse sulla destra a catturare questo momento, che è quello delle fasi che precedono la tempesta. Ci sono sei virtuosi che fra un po' si divideranno in squadre. Tu chi ingaggeresti per gestire? Allora, sicuramente, prima di tutti, sai già la mia risposta qual è? Il ragazzo con... Costanza Caracciolo la ingaggerei assolutamente, subitissimo, anzi guarda, adesso vado a giocare con lei. Il palleggio e lo stop. Palleggio e stop di petto, perché è molto brava la Costanza. No, a parte questo... L'abbiamo ingaggiato apposta, è un disturbatore, abbiamo detto quando viene Davide rubagli un po' la scena, ma è impossibile. Sicuramente la Costanza è un atleta che sceglierei da gestire come procuratore. Ragazzi, Davide non ci sta dentro, lo lasciamo libero per la sua esibizione, grazie Davide. Grazie a voi.